Spero che abbiate apprezzato il tecnicissimo della Parry colpo basso, no, del colpo alto che gli ho aperto la guardia patapam, eh. E adesso vi spiegherò il particolare di questo gioco. Che sembra molto bellino. Come avete visto, hanno ucciso il padre di questo. Quel medaglione, quel cacchio di coso che hanno preso, è un medaglione speciale che ha infuso di un potere magico questo ragazzo qua, ovviamente è il figlio che è rimasto orfano. Praticamente, quando lui morirà, ritornerà in vita, ma tornando in vita perderà anni di vita. Questo finché non arriverà, come ho letto nelle varie recensioni, a 70 anni. Il limite massimo dove si può arrivare dopo morti e morti e morti è 70 anni. Una volta arrivati a 70 anni si avrà soltanto una vita. Se si perde quella vita, se non mi sbaglio, si dovrebbe ricominciare da capo livello. E adesso dobbiamo andare a cercare questo tale botanico. Perché dobbiamo ben vedere che cosa ha fatto se lui sa qualcosa. Bueno. They've blocked the entrance to the warehouse. Need to find another way inside. Enigma del trovamento di come si fa ad andare avanti. Action. Scusate un attimo, ma Age fa una cosa. Se aumento un attimo la luminosità perché non che se vedo un cazzo. Ma la Madonna, quanto cazzo è cambiata la luminosità? No, aspetta un attimo. Quanto è cambiata la luminosità? Oh, già meglio. Vedete ancora bene? Caputtana. Allora, vediamo se c'è già qualche oggettino da. Perfetto. No, perché io davvero non ci vedevo un cazzo di niente proprio. Ah, qua hanno bloccato e hanno scritto delle bellissime parole proprio per farvi capire che vogliono assolutamente che voi. Ah sì? E se io ho voglia di menare le mani? E non aspetto neanche, eh? Adesso dirò una cavolata, anche perché non l'ho giocato quel gioco. È un Sekiro ammazzate, è un Sekiro con Gufu. Con L2 si attivano delle abilità speciali che mi fanno fare dei colpi speciali, praticamente. Non andare a funghi, mamma mia. Moment, moment. Secondo me. No, credevo si potesse anche saltare qua. E l'è permesso? Mi fanno l'agguato? Che per fortuna che ieri ho trovato i cavi della PlayStation 3. Per fortuna, c'era col cacchio che facevo la live oggi. E se io andassi sopra? Ah! Mamma mia, che due coglioni che sbaglio i tasti! Anzi, fatemi vedere se si apre sotto. Ehi, hey, Yuki! Te. Wort. Lettera del teschio. Ho sbagliato il tasto. Chiuso fin quando non lo diciamo noi. Ho trovato questo biglietto infilato in una porta che mi bloccava l'accesso al deposito. La miseria, qu quanta cattiveria però. L'accesso al viale è bloccato. Quindi poi dovremmo andare anche a uccidere tipo. No, non dobbiamo andare a uccidere la mamma di Scorpion. È mia mamma, è. Di Sekiro, guarda, mi era venuta quasi una mezza voglia di giocarlo che ho visto la
La parte finale delle live su multiplayer.it del supercampione del mondo e che finalmente l'ha finito, che poi è iniziato Bloodborne. Però adesso sto vagliando l'ipotesi se prendere o non prendere Elden Ring subito, perché avrei anche altri acquisti da fare di qua di là, quindi devo. Da qui al 25 di febbraio ho ancora tempo per riflettere, ecco. Comunque dovrei acquistare anche Elden Ring, dovrei. Ah, è la radio. Ok, dobbiamo andare sopra. No, no, non ho presente come si lanciano gli oggetti. Tipo così. Mamma mia, combo bottigliato in faccia. Ciao Nightbot. Lasciatemi andare a prendere anche questo. Bella la corsa. Bellina anche la grafica. Mi sta piacendo. Affanculo! Montalo! Cioè, non in quel senso! Beh, una bella corsa, un bel saltino, ci può stare. Ecco qua, non posso saltare. Beh, diciamo che cacchio no! Erano morti nella posizione perfetta, li ho scombussolati, ma vaffanculo. Salto! Bella signorina. You stay down, non me lo dice. Ti è. Aia! Mamma mia, godo! Stage fatality. Ah, dando cazzo è uscito questo? Ah, adesso ho visto dov'è la vita. Ok. Nebbia viola. La droga che viene prodotta qui è comparsa un paio di anni dopo la morte di mio padre, e il suo consumo si è diffuso a macchia d'olio in città. Posso dire che non mi voglio spoilerare niente. Don't worry. Grazie mille per essere passato. Mi sono bloccato apposta, Grifox. Don't worry. Allora stasera passo e voglio vedere se sono anch'io. Cioè, se anche lei, se lei è più forte di me, ecco. Buona serata, buon pomeriggio, grazie per essere passato. Però ha visto la nebbia viola, la droga. Chi è? Allora, non era mia intenzione. Ma ci sono gli occhiali. Eh beh, oh, non si sa, magari mi hai giocato anche altri giochi un attimino più così e mi è più forte, non lo so. A stasera. Ma questa che dorme? Chi dorme non piglia pesce, ho rotto perché ho rotto la bottiglia, Dio. Ah, buono! Colpo azzeccante, ti spacco la faccia. Ti è. Aia. Aspetta un attimo che riempio di mazzate sti stronzi. Aia, ti blocco, ti spacco la famiglia. Mamma mia, le mazzate. Aia. Oh, signori! Ah, si è rotto! No, troppi!
Ah, man mano che si ammazzano gli altri, mi ritorna su un po' di vita. Se avete fatto caso. No, non c'è livello di difficoltà. Almeno quando ho iniziato io non mi ha fatto scegliere niente. Assolutamente niente. Fiu. Ok, devo andare di là perché sono venuto da là. Tanto questa qua era anche una sezione del trailer. Mandatemi due o tre nemici giusto qui così mi pompo la vita per cortesia. Grazie. Ma vado piano qua perché capitemi, ho poca vita. E non c'ho voglia di morire. Old boy, ovvero? Chi è? Ah, il film, ok. Non ce l'ho presente, purtroppo. Qua, nebbia bianca che poi diventerà... Anzi, riso carnaroli che poi diventerà nebbia viola. Però mi si sta spezzando il bastone. Da quello che posso capire, mi sa che non ci sono neanche robe collezionabili. Oh, e che cacchio ne so io! Mi farò una... come si dice? Mamma mia, spaccato in due! E ti spacco da terra. Oh, aia, bastarda. Aia, no. Dio. Bello che mi conta anche le vite. Questo è il tuo contatore di morti. Aumenta di uno a ogni morte. Azzo. Quando torni in vita, il valore del contatore di morti si somma alla tua età. Ah, ogni mo... Ah... Questa è la mia maledizione. La maledizione della vendetta. Porco schifo cane. No! Au! Madonna! Non c'è qualche oggettino di Dio? Muori! Aia, la madonna, già 22 anni, Cristo! Ok, un colpo potente diretto al ginocchio del nemico che lo lascia a terra per un po'. Rialziamoci. Ah, ho capito. Godo. Ah, mi è tornato giù di uno, perché? Oh. Madonna, cagamento di coglioni questo qua. Oh, 520. Oh, calcio frontale, I like it. Sì. Non è vero. Zitti. E meno male che non è su Xbox, sennò altro che smashare.
Perché non mi ricordo come si fa la spazzata. Ecco come si fa, bello mio. Caputtana, come vedete mi sta crescendo la barbetta. Metterò il silenziatore al controller. Ehi. E mondo cazzo devo andare? Ok. Sembri Luca con i Giuno. Ah, ok. Posso? Mm-hmm. Però qua c'è aperto. Dubito che ci siano collezionabili, cioè almeno che... Ah, no, beh, magari posso trovare qualcosa di scritto. O qualcosa da sgrafignare. Dubito. Ovviamente posti belli puliti, proprio la... Ah, è da dove sono venuto qua? Niente, niente, fuori, fuori. Dopo mi devo cercare sto old boy. Salva. Ovviamente questo gioco è un omaggio a tutti i film di Kung Fu. Che minchia era successo? Scegli una ricompensa. Età massima per sbloccare, durata armi, cioè... Durata armi, aumenta durata armi, salute all'atterramento, aumenta salute all'atterramento, aumenta la struttura massima, no questo. Apriamo l'albero, purtroppo mi sa che non posso sbloccare niente perché è tutto da 500 in su. Ok. Ah, questo è il potenziometro, questo. Ma sono ancora in live o... Perché mi è sparito il contatore. Ah no, è tornato. Ma che cazzo? Ah, va via dopo che... Dopo... Ma io mi ricordavo che stava fuori sempre il contatore della chat. Invece dopo qua, quando dopo un po' non c'è più... Cioè, non ci sono commenti così, salta fuori. Ah. Come salta arrampicati? Figa fortuna che ho visto. No, perché... vabbè... Chi fa le streaming sa che in alto a destra su PlayStation 4 salta fuori il contatore della live. E io mi ricordavo che stava sempre fuori. O più che altro mi sono abituato a quello dell'Xbox. Tiè. Ci sono o non ci sono? Op, mattone. Il mattone di Dio. Roviniamo la partita a Mahjong a questi. Adesso parte una efferata sfida su qual è il film con le robe più belle. Mi devo buttare. No, la tecnica te la... Allora, il potenziamento credo che sia attraverso quella statuina verde. Ogni volta che muori, se hai imparato qualcosa sotto forma di punti esperienza, puoi usare i punti esperienza per aumentarti qualcosa. Ma non è che ti insegna qualcosa. Con i punti esperienza sblocchi. E chi te lo dice? Esatto, quando muoio posso spendere. Credo che possa spendere anche in altri in altri momenti, eh. Che? Mamma mia, per fortuna che ho letto il cazzo di cosa del tutorial, se no mi prendeva sto qua. Ah, madonna.
No! Perché sto ciccio bombo mi deve uccidere? Sì, non posso sfruttare niente. C'ho 27 animo, ma questo mi sdruma. Vedo un oggetto? Non è vero. Godo! Astardo! Chi è quello forte? 180 anni. Il massimo è 70, però a 180 anni ci arriverei assolutamente. Perché mi dimentico. Ah, con L1 si para. Si possono fare i parry. Con L2 si R2 si schiva o si corre. Col cerchio si prendono gli oggetti. Posso arrivare a 70 anni. Assolutamente. A 70 anni è il limite. Poi si ha soltanto la vita finale. E diciamo che ho premuto L1, R2, quadrato e triangolo nello stesso momento. What? Soldi sporchi di droga, di estorsione e sicuramente anche di sangue. Però li vedo belli puliti, soldi lì. Cazzo, soldi. A 70 anni meno con la barba, esattamente. Non so se mi salterà fuori anche il vestitino, però... Mamma mia, la tecnica dell'ubriaco. Wang di Tekken o l'ubriaco di King of Fighters. Con il palmo primo i tasti. Te voglio vedere te a giocarlo dopo senza mani. Solito birbante. E mondo cazzo emo, non si vede un cazzo. Perfetto. Mi butto giù dalla tromba delle scale. Figa se ci crepavo così, guarda. Tanto lunedì prossimo comincerà... Mamma mia, questo che piscia lo prendo. Prima che mi tocchi con le sue lulide sporche mani. Lunedì comincerò con King of Fighters 15. Tac. Qua c'è una signorina. Non è vero. Mi sa di sì. Esatto. Mitico ubriacone che tirava le fiaschette. O se no Boraiccio in Tekken. Ammazza, ma menano tutti qua? Se hanno tutti voglia di menare le mani? Allora, io prendo la Deluxe, quindi esce a 14. Altrimenti il gioco uscirebbe il 18-17. Sì, comunque esce King of Fighter. Spazzata di Dio! Madonna, quello con l'ubastone! Civita! What? Bastardo, c'ha il potere del sacro signo... Madonna. Borai c'è Mortal Kombat e ciao Tekken. Che ho sbagliato. Allora. Questo sbloccato, questo sbloccato. Sfocus spacca faccia. Afferra arma al momento giusto. Se ciao, è da tanto che blocco... Se... Sblocco questo. Bravo, senza mani. Bravissimo. Lei sì che mi capisce. Porca troia, già 20. Sto arrivando all'età media. Porca troia, però da dietro no, eh. Oh.
Pa' la Madonna! Ecco! Sono già arrivato alla mia età, 1989, classe di Cristo Re! No! E questi qua che c'hanno il coso del signore. Oh! Ma non c'è un oggettino che gli posso gentilmente tirare dietro, no, eh? Oh! E mo prendo io bastone, signor! Cristo! Altri soldi sporchi! Aspetta che li spacco turno! Spacco un cacchio! Sta andando bene la mia run comunque! Spero almeno di finire il livello. È esploso qualcosa fuori da casa mia. Pratica, se ti giochi non para mai, ma intendi qua o in Mortal Kombat o nei picchiaduro in generale? No, se intendi in Mortal Kombat, a cosa serve la parata? Dimmelo. No, adesso tu, io voglio che tu mi dica a cosa serve la parata. Ah, in tutti, perfetto. Ma sì, dai, qualcosina sto parando qua, su via. Non era qua che volevo venire? Vabbè. Ma la Madonna, ma ci ha distrutto tutto! Si è sbilanciato lo stronzo! Sì! Mamma mia, V-Trigger! Ah, spostarsi all'interno del posto sarà senz'altro più facile con queste chiavi! Mo mi metto a chiavare dappertutto. Ah. Allora, come si fa a salvare? Giusto per, perché vado avanti. Però volevo vedere come si faceva a salvare. Sto cazzo, bisogna finirlo. Momento. Tac. Aumenta guadagno di struttura per schivare effettuate con successo. Riacquisizione focus. Aggiungi una o due barre del focus, aumenta il danno dell'arma e l'impatto della struttura dell'avversario. Vediamo questo. E questa è la statuetta delle ricompense. Ma cosa servono le parate su via? Bottiglia. Mamma mia, Cobra Kai, che è uscito anche il videogioco di Cobra Kai. Sì, sì, Luca, strike first, certo. Poi trovi quello con il bastone lungo, ti fa vedere lui strike first. In questi posti malfamati, bevo. Buongiorno. Dov'è la mia bottiglia? Ah, ce l'ho in mano. Almost there. You get through that door. Ma secondo lei, senza mani, io sono uno che sta cincischiando? Tiè! Mi devo soltanto prendere confidenza per fare la spazzata, perché non mi esce mai. No! Ma è caduta. E sono caduto anch'io. Mamma mia, che mi stava facendo il Superman Punch, sto stronzo di merda. Sì! Aio! Comunque è bello, i combattimenti sono molto goduriosi. Mo
Madonna, questo con lo bastone che mi bastona da terra, cioè mentre io sono a terra, perché c'ha la mamma che bastona da in piedi. Godo, Perry. No, è tornata in cribbio. Aspetta. Up. Tiè. Ti spacco a mazzo. No, aspetta che c'era l'altro oggettino. No, me la fan cadere Cristoforo Colombo. Aia! La droga! Datemi qua. Bene. Godo. Alla ricerca delle bottiglie nascoste. Ah! Bastarda! E a fuga? Aia! La Madonna bicycle! Calcio girato con gancio. Pronti? Mi rialzo. Siamo a 34. Ah, starda signorina, e mo? Mamma mia quanto l'ho ammazzata male. Affanculo. E appunto. Va va quanta roba buona qua. Cioè nel senso. Fiore viola. Il fiore utilizzato per creare la nebbia viola. Qua con la canna da bambù. Che la canna da bambù invece è utilizzata per fare il zucchero. Con la coda tra le gambe. Salve signore, mi dispiace che sia già finita la sua storia qua. Chi è? Mica che barbetta che mi è venuta sotto. Ma la mia era una fuga tattica, signor senza mani, per cortesia. Stavo girando per eludere le difese dei nemici e tentare di vedere un approccio differente per poter concludere perfettamente la battaglia. L'ho detta bene? Comunque bello. Mi sta divertendo mucho. Certo, poi arriverò a un certo punto dove tirerò le madonne e diventerà una live vietata ai minori di... Quanti anni ho? Di 34 anni, purtroppo. Bravo. Vedo che mi capisce. Oh, dato che purtroppo mi sto avvicinando a Yanta, faccio saluto al atterramento. A sto punto, c'ho un piede nella fossa. E tra l'altro la mia PlayStation 4 non sta facendo neanche il casino della morte, proprio non si è messa in modalità Boeing 747. No, perché dovete sapere perché mi muovo così circospetto, caro senza mani, perché in sto periodo ho riscaricato Gears of War e tutte le volte giro per vedere se trovo le medagliette. E quindi è per quello, guardo se ci sono robe da raccogliere.
Tra poco sorpasso tutti proprio. Una chiave magnetica per accedere a una stanza nel santuario. Ovviamente fino adesso ho visto soltanto robe di legno e chiavi, e mo c'è la roba tecnologica, ma non lo so io. Vabbè, fa questo qua che, Federico, fa questo che ha iniziato che c'aveva 20 anni, mo ne ha 34, non lo so io se si può... Eccola là. Sembra la stanza privata di qualcheduno. Primo boss, il botanico. Buona giornata, Federico. No, no, assolutamente. Alla Madonna del Dio! Bastardo che mi ha spezzato lo spezzato, cerchio! Mamma mia, godo! No! Bastardo! Mi dimentico sempre che ho il potere dell'L2 di Dio. Mi sa che se gli do il colpo lì sarebbe il punto critico, tipo in Sekiro che veniva il cerchio rosso per dare il colpo finale, mi sa. Mi sa, eh. O anche. Certo! Pa' la Madonna! Madonna, i due coglioni del... Bem. Ciao. Non nel tuo... allora, l'unica parte che i vari recensori che hanno dato come contro, e anche chi l'ha giocato, è che certe dinamiche le capisci soltanto prendendo schiaffi durante le partite. Ti spiega proprio giusto i tasti, pugno, parata, eccetera, ma le altre cose te le devi capire per te. Da solo. E non mi fa la spazzata. E domani notte...
Qua si arriva Ianta velocemente. Tac. Qua c'è anche il per, la bloccata alta e bassa. Sì, sì, c'è la parata in alto, la parata alta, la parata bassa. 41, perfetto. Anche il vestito mi è cambiato. Qua non capisco perché non mi va dentro la parata. Sì. Affan. Manco una domanda. Dov'è chi è, dove si trova quello che ha ucciso mio papà? Proprio secco, secco.